standing there, you bravely let me in. Oggi è stata una mattinata decisamente intensa di cose da fare. Ero stanchissima, avevo un grande sonno, mi sono alzata abbastanza presto. Ne ho approfittato di una giornata in solitaria per mettermi alla pari con varie cose. E adoro avere queste domeniche, perché più delle volte sono delle domeniche. E le domeniche per me, per mettermi alla pari, iniziare una settimana in maniera più serena in qualche modo, perché mi rasserena fare varie cose sia per me sia per la casa. Perché per la casa ho svuotato la lavastoviglie, fatto andare due lavatrici, lavato i pavimenti, lavato il bagno e bagnato le piante. E credo basta. Mi sono tolta lo smalto, mi sono tagliata le unghie, ho preparato l'agenda per il mese di maggio. Adesso mi stavo godendo un po' di riposo. Mi sono fatti i miei spaghetti integrali, che mi piacciono tantissimo, ma grazie a nonno. Quindi ne approfitto per mangiarli quando lui non c'è. Ho sistemato un po' di cose in casa e appunto adesso mi sto godendo un po' di riposo. Ho preso un po' di sole sulle gambe davanti e adesso mi sono messa sdraiata sul tappetino, così mi abbronzo un po' dietro. E non pensavo, ma oggi fa caldo, picchia abbastanza il sole. Non pensavo, sembrava una giornata diversa, ma sono molto molto contenta. E ora cosa ho qui per rilassarmi? Ho la Switch, vorrei giocare un po' ad Animal Crossing, ma soprattutto ad Harry Potter, perché non lo tocco da un sacco di tempo. Ho due libri, anche se in realtà, per essere precisi, sarebbero tre, perché ho qui il Kindle con i miei due libri attualmente in lettura, che sarebbero La ragazza nella torre, che è il libro della Riddle di aprile, ma che ho iniziato a fine aprile, praticamente inizio maggio, e sono al 26%. Ha dei capitoli lunghissimi, ieri sera ero veramente stanca, non pensavo che sarei riuscita a leggere, invece ce l'ho fatta. E oggi vorrei leggere un altro capitolo per concludere la parte 3, credo, di questo libro, perché il libro è diviso in parti. No, devo parte seconda ancora. E poi inizio la parte terza, che è bella lunga perché ha un bel po' di capitoli, e anche la parte quarta, no, la parte quarta ne ha meno, quindi diciamo che la parte terza è quella un po' più lunga. E poi sto leggendo Maisie Chance, Last Chance, anche con questo sono al 26%, e comunque di entrambi i libri ve ne ho parlato nello scorso vlog, che vi lascio qui sopra. Intanto è andato via un po' di sole. Mentre il terzo libro che vorrei iniziare oggi è La casa leggera. Me l'hanno regalato dei BFFB quando sono venuti a vedere la casa per la prima volta, ed era anche in occasione per il mio compleanno. Questo diciamo che è un housewarming gift, ed è un regalo super super apprezzato, perché era un libro che puntavo già da un po' di tempo e poi è perfetto per il tipo di persona che sono. Volevo iniziarlo dopo un anno di convivenza, e l'anno di convivenza è passato appunto. Uè, vento! E volevo iniziare a dare un'occhiata a questo libro, che sono 31 giorni per creare l'ordine nei nostri ambienti, una sorta di diario. Praticamente tu ogni giorno hai una cosa da fare. Io non credo che farò ogni cosa ogni giorno di fila, perché sennò poi diventa troppo impegnativo, ma un paio di giorni al mese sicuramente sì, e magari faccio anche un vlog dell'esperienza. Vediamo. Io ho anche la mia tisana fredda, mi piace tantissimo quando fa un po' di caldo. C'è tipo ananas, ciliegio e un'altra cosa molto buona. Perché sta andando via il sole? Mannaggia. Ok, ora giochiamo alla Switch e leggiamo. We got everything here. At least to stay alive. Si cambia il tempo proprio ora. Mi arrabbio. Makes it over five. Got this place. Time on our side, we're in a state of hope, not easy.
Ho un po' di tempo per mostrarvi cosa ho acquistato sabato ad Arese. Avete visto solo una storia e non ho fatto riprese quel giorno perché comunque ero molto concentrata, molto presente nel momento, perché è stata una giornata molto bella, andare in giro, fare shopping e soprattutto mangiare il poke, perché si pronuncia così, è vero? Comunque il poke, insomma, per intenderci, buonissimo, buonissimo quello di Poke House, scusate per la pronuncia magari sbagliata. Non lo mangiavo da mesi ed è stato buonissimo, veramente così tanto soddisfacente che vorrei mangiarlo ancora. Comunque, potete già vedere una new entry alle mie spalle che molto probabilmente avrete già visto anche in un vlog di Graziano. Se è così, vi lascio il link qui sopra, perché come mi avete detto anche in un altro video sotto i commenti, tendiamo a spoilerarci i video a vicenda ed è molto divertente come cosa. Comunque, vi faccio vedere qui le cose che vi posso mostrare a mano e allo specchio le cose indossate. Allora, innanzitutto alla Bottega Verde ho preso due prodotti che stavo per finire, come questo, ovvero la Creocel crema corpo anticellulite e caffè verde e il mio eyeliner immancabile. Io non posso vivere senza eyeliner. E ho preso anche un mascara waterproof. Non credo di aver mai provato questo tipo, però mascara waterproof serve sempre e quindi ho detto sì, dai, lo prendo. Una cosa che invece mi serviva tantissimo e che stavo cercando da mesi, ok, mascara non cadere, era una custodia per i miei occhiali da vista e vi spiego il perché. Questa è stata la mia custodia degli occhiali negli ultimi anni. Anzi, sto anche pensando che fosse stata anche la mia unica custodia. No, non è vero, ne avevo prima una rigida. Vabbè, comunque, ce l'ho da tantissimi anni, da quando ho iniziato a mettere gli occhiali praticamente. Ed è stato intorno ai primi anni dell'università, per farvi capire. E ai bordi si era tutto un po' rovinato e capita, vede, perché è uscito un qualcosa, se andasse a fuoco, ecco. E mi capitava delle volte di prendere gli occhiali in questa posizione e farmi molto male, sono sincera. E quindi era da tanto tempo che cercavo una custodia, non la volevo rigida, la volevo appunto morbida. E però non ne trovavo mai una che mi piacesse. Da Tiger ho trovato questa, che è super super carina, fatta tipo a busta con questa immagine. Dentro c'è già il mio panno per pulire gli occhiali e sono super soddisfatta, molto molto contenta. E ora vi mostro gli abiti. Sono un po' agitata. Non so se vi mostrerò il costume da bagno perché sono un po' timida onestamente, anche se molto probabilmente vedrete fra qualche mese una foto di me in costume, molto probabilmente, però vediamo se riesco a superare la mia timidezza. Mi riprendo un po' in lontananza così almeno si vede tutto. Questo è stato il primo acquisto, ovvero un pigiama da Chiabi con Stitch e Angel, pantaloncini corti, maglietta a maniche corte. Mi piace tantissimo il colore, mi piace tantissimo il disegno, sono molto molto contenta e sicuramente quest'estate lo sfrutterò tantissimo. Altro non so se si vede, aspetta, era già leccato lo specchio, è molto curioso, è vanitoso, mi piace guardarsi nello specchio. Questo è il costume invece, l'ho preso da Tezenis, è un modello appunto completo unico, come si dice, avete capito? E dietro è fatto così, quindi se voglio, è molto difficile farlo così, voglio staccare questo pezzo per prendere sole sulla schiena, posso farlo perché tanto ho questo d'appoggio e vi faccio vedere giusto il dettaglio, qui c'è Graziano, faccio vedere il dettaglio che è super super carino, sono molto in imbarazzo a farmi vedere in costume. Questi invece sono i jeans, mom jeans che ho preso da Chiabi e li ho presi bianchi, in realtà li avevo provati jeans normale, il colore jeans però era una taglia in meno, mi andavano bene, nel senso che comunque mi andavano bene però erano un po' stretti, cioè oddio sì, sarebbero lasciati andare, però volevo comunque una taglia in più per essere comoda e solo che non c'era, c'era solo bianco, però mi piace e l'ho provato adesso con il costume e devo dire che non è male, quindi perfetto. Poi ho preso questa maglietta di Chiabi con questa frase che ha scritto More Love e molto carina. Diciamo che questo era forse l'unico capo di cui non avevo esattamente bisogno, però magliette bianche vanno sempre bene, soprattutto quando arriva l'estate. Devo ancora abituarmi a fare i video davanti allo specchio. E comunque dicevo soprattutto in estate perché è un colore che a me piace indossare in estate e soprattutto perché sono abbronzata, mi dà l'idea di leggerezza e che è qualcosa di cui abbiamo bisogno in estate quando ci sono 30 gradi e oltre. Quindi molto
oggetto molto carino. Ultimo acquisto di Kiabi e penultimo di questo haul è questo, io lo definisco set anche se non è proprio un set tuta, pantaloncini corti più felpa, diciamo che è un set perché ho deciso io che era un set, però comunque la fantasia e il colore richiama, quindi ci stanno bene assieme. Questa è una cosa perfetta secondo me sempre per l'estate, più che altro magari per le mattine un po' freschine, perché comunque io tendo ad alzarmi presto, quindi anche in estate comunque alla mattina fa fresco, e così ho i pantaloni corti, ho la maglietta a maniche lunghe e quando caldo basta toglierla e siamo a posto. E mi piace molto, è una fantasia che sta andando molto di moda e non che a me interessa onestamente, però non so, l'ho provata, mi piaceva come mi stava indosso, che è tra l'altro la storia che avete visto nel vlog, e quindi niente, ho deciso di prenderlo e sono molto molto contenta. Ultimo acquisto è questo set palestra, anche qui uso la parola set perché ho deciso io, non erano assieme, però ovviamente sono entrambi due indumenti da palestra, cioè questa maglietta, non so veramente descrivere gli abiti, abbiamo capito. Comunque non so se un'altra cosa che abbiamo capito è che c'è un colore che collega tutti gli abiti, cioè questo lilla eccetera. E allora diciamo che non avendola provata prima, non so, in realtà adesso mi piace, però quando l'ho provata poi a casa ho detto un po' accollata, e comunque quando fai palestra avere una cosa troppo così ti dà fastidio, invece devo dire che adesso la sto riprovando e mi piace molto di più. E poi ho preso un altro set di pantaloncini fatti in questo modo con il doppio strato che a me piacciono tantissimo, e questo invece ho preso da H&M. Quindi questi erano i miei acquisti e il mio primo haul davanti allo specchio. Non visto che capiterà spesso, perché in realtà non sono una che compra spesso abiti, però sono contenta perché queste erano quasi tutte cose che stavo cercando da tempo, ad esempio questo, e sono contenta di aver trovato ed è stato un bel pomeriggio con il mio topolino. Capisco il motivo. Ah, vuoi?